prima di andare a vedere come viene implementato un file system, è importante ricordare che cos'è un file system e soprattutto dove agisce. Come vi dicevo nel mio video precedente, il file system è un componente del sistema operativo che si occupa di organizzare i file. I file vengono mantenuti nel disco fisso. Un hard disk, una SSD, una pennetta USB, non importa quale sia il supporto. Ora, qua la storia si complica parecchio, perché prima di arrivare a dove dobbiamo arrivare oggi, dobbiamo passare prima dalla tangenziale. Il sistema operativo, nonostante abbia tutto il potere di farlo, non scrive dove gli pare e piace all'interno di un disco fisso. Scrive in delle aree fatte apposta, chiamate partizioni, ed è ciascuna di queste partizioni che può utilizzare un file system piuttosto che un altro. Le partizioni sono delle aree con cui un disco fisso viene suddiviso in delle aree e i motivi per cui lo si fa sono svariati e magari ci faccio un video dedicato, non oggi, perché già, diciamo, stiamo passando dalla tangenziale e quindi ancora dobbiamo arrivare a dove dobbiamo arrivare oggi. Quante partizioni può avere un disco fisso? Beh, tutto dipende dallo schema di partizionamento e chi decide lo schema di partizionamento. Il nostro fidato amico BIOS, o BIOS come dir si voglia. Prima dell'avvento di UEFI, con i vecchi BIOS si usava uno schema di partizionamento chiamato Master Boot Record. In questo vecchissimo video avevo detto che i primi 446 byte di un disco erano riservati al bootloader, quel piccolissimo programmino che si occupa di avviare il sistema operativo. Tuttavia, ogni disco formattato secondo lo schema MBR, è così che si chiama, riserva i primi 512 byte. E cosa ci sta nei rimanenti 66 byte? Ci sono le descrizioni delle partizioni. Ogni partizione viene descritta con 16 byte e ce ne possiamo mettere solamente 4. I più attenti di voi avranno capito che mancano 2 byte, cioè meglio, restano 2 byte, e che ci vanno in questi 2 byte. Questi ultimi 2 byte ci va quello che viene definito il boot signature e vengono impostati a un valore esadecimale big endian ben preciso. Questo qua. E lo dovete vedere come una sorta di numero magico dell'MBR. Se non sapete cos'è il numero magico, andate a recuperare il mio video precedente. Ora, lo standard MBR è più o meno questo qua, anche se poi negli anni è stato leggermente modificato, ed era limitante per due motivi principali. Punto 1, perché poteva solamente avere 4 partizioni. Certo, c'erano degli accrocchi per avere più partizioni. Il secondo problema era che, utilizzando solamente 16 byte per descrivere una partizione che tra le altre cose doveva contenere l'indirizzo di inizio e di fine di una partizione all'interno di un disco gigantesco, poteva supportare solamente dischi fino a 2 terabyte. E quando fu inventato e continuava a essere utilizzato fino agli anni 90, andava bene, ma oggi no. Io stesso in questa macchina, in questo computer qua, ho un hard disk magnetico di 6 terabyte e capite bene che MBR oggigiorno è semplicemente obsoleto. Quindi si pensò a un nuovo formato che si chiama GPT, che non ha nulla a che fare con ChatGPT. Si chiama GUID Partition Table. GUID sta per Global Unique Identifier, identificatore univoco globale, e PT sta per Partition Table. Tra le altre migliorie che porta questo nuovo schema di partizionamento chiamato GPT è che può supportare fino a 128 partizioni, che io credo che bastino. Porta anche tantissime altre belle cose, ma focalizziamoci su dove prende il nome GUID. Nella sezione della tabella che raccoglie tutte le informazioni di queste partizioni, i primi 16 byte prendono il nome di Partition Type GUID, un numero di 16 byte, sempre in esadecimale, che descrive il tipo di partizione. Non descrive il file system, ma il tipo. Se è una partizione dati, se è una partizione di avvio, se è una partizione di swap di Linux e così via. Questo si intende per tipo, non il file system. Gli altri 16 byte sono un identificatore univoco della partizione. Benché ci sono degli algoritmi per generarlo, spesso lo si setta a caso. L'abbiamo visto la volta scorsa, le cose alla c***o di cane a noi piacciono. E questo lo fa il programmetto, o meglio l'utilizzo di sistema di Linux chiamato FDisk. Ovviamente anche GPT stabilisce due sezioni
che stabiliscono l'inizio e la fine di una partizione. Ora, finora io ho introdotto questo concetto di partizionamento del disco, ma se per qualsiasi motivo noi non volessimo partizionare il nostro disco, non c'è problema, perché quello che si fa all'atto pratico è quello di avere un disco con una partizione che occupa tutto lo spazio del disco, eccetto utilizzato per lo schema di partizionamento NBR o GPT che sia. Sì, perché tutte queste belle informazioni di cui vi parlo, GPT, NBR, non stanno nell'etere, ma stanno nel nostro nuovo disco che abbiamo magari appena comprato, occupando spazio. Benissimo. Una volta stabilita quanto è grande una partizione, possiamo adesso parlare di file system. La partizione, grande e piccola che sia, non contiene un cavolo. È come se comprassimo un pezzo di terra in campagna. Conterrà erbacce di vario tipo, ma nulla di organizzato e di usabile. Quindi cosa deve fare un file system? Deve fare queste quattro cose fondamentali. Deve organizzare i file, deve organizzare le directory, deve saper gestire lo spazio vuoto e deve essere anche affidabile. E come si organizzeranno mai i file a livello fisico? Prima di passare a come organizzarli è quella di stabilire un'unità fondamentale chiamata blocco. Un blocco viene stabilito dal file system e avere blocchi troppo piccoli o troppo grandi ha delle conseguenze. Quando deve essere grande questo blocco? Dunque, questa discussione è molto lunga, ma diciamo la faccio breve. Statisticamente circa il 70% dei nostri file sono di una grandezza di circa 4 kilobyte, o meglio al più di 4 kilobyte. E quindi ed è per questo motivo che di solito si usa questo valore, 4 kilobyte. Vedremo tra un po' le conseguenze di fare una scelta diversa, ma per il momento diciamo che è importante stabilire la dimensione di un blocco, perché scrivere sul disco è un'operazione onerosa in termini di tempo e quindi meglio copiare il più possibile in un colpo solo. Quando questo si possa fare, ovviamente. Una volta che ci siamo messi d'accordo quando fare grande questo blocco, ci sono tre modi per organizzare i file. Ci abbiamo l'allocazione contigua, tutti i blocchi di un file vengono messi uno appresso all'altro, che è un sistema molto comodo, facile e anche veloce, ma ha un problema che secondo me è piuttosto ovvio. Se iniziamo a cancellare i file, si lasciano dei vuoti, man mano che non li cancelliamo, che è vero, possono essere riempiti con altri file man mano che vengono, però facendo tante operazioni di cancellazione, metti, cancella, metti, si rischia di fare quello che si definisce una frammentazione del disco, che tra l'altro è un fenomeno simile alla frammentazione esterna vista per quanto riguarda la RAM, quindi andate a recuperare i video in cui parlavo della memoria centrale. Nonostante questo problema di frammentazione, questo sistema di allocare i file, cioè in maniera contigua, può essere utile in quei ambiti in cui abbiamo dei dischi in sola lettura, tipo CD-ROM o DVD o nastri magnetici, che vi assicuro che tuttora vengono utilizzati, intendo i nastri magnetici. Un altro sistema per allocare i file è tramite l'uso di liste linkate, che vi avevo già parlato della volta scorsa, in cui i primi byte di un blocco identificano l'indirizzo del blocco successivo, che è la stessa cosa delle liste linkate, fondamentalmente. Mentre tutta la parte, diciamo, rimanente, cioè la parte centrale di un blocco, contiene il contenuto del file, almeno per quello che ne concerne di quel blocco, perché molto spesso, perché può capitare facilmente che un file è più grande di un blocco, quindi abbiamo bisogno di più blocchi. È semplice da implementare questo sistema con le liste linkate e tra l'altro risolve il problema della frammentazione esterna che abbiamo visto poco fa, ma crea altri due problemi principali. Fare un accesso casuale a un file richiede tanto tempo, perché se devo andare a leggere il byte 1000 di un file, devo saltare diversi blocchi. Insomma, dobbiamo scorrere tutta la lista, o comunque parte della lista, partendo sempre dall'inizio. Il secondo problema è che, poiché i primi 4 byte, o comunque quello che sta per essere, vengono utilizzati per contenere l'indirizzo del blocco successivo, un blocco non è più una potenza del 2. Ora, questo fatto che un blocco, diciamo, il contenuto del file all'interno del blocco non è più una potenza del 2 non è un problema insormontabile, ma si sa che ai nostri programmi piacciono tutte le cose che sono potenze del 2. Cioè, è una cosa che la fanno tutti. Le liste linkate causano frammentazione interna. Un file, infatti, non è più continuo all'interno del disco perché ogni blocco si può trovare
ovunque, può, cioè dove capita, capita. Che è la stessa cosa che succede con le liste linkate in memoria. I primi due problemi, ovvero quello dell'accesso causale che diventa molto lento perché dobbiamo scorrere tutta la lista, come dicevo poco fa, è che il blocco dei dati all'interno di un blocco non è più una potenza del 2, vengono superati utilizzando un sistema di allocazione che sempre utilizza liste linkate, attenzione, ma ha una tabella in memoria. Questa tabella contiene tutti gli indirizzi dei vari blocchi relativi a un file. Tuttavia, questa tabella, attenzione, deve anche stare in memoria centrale quando si utilizza quel disco. Ora, se supponiamo un disco di 1 TB con un blocco di 4 KB, come dicevo poco fa, ci accorgiamo che abbiamo bisogno di quasi 270 milioni di righe per questa tabella. E poiché si usano di solito 4 byte per ogni riga di questa tabella, capite bene che 1 GB del nostro disco fisso, così, se n'è andato solamente per poterlo gestire. Questo gigabyte di tabella deve anche stare in memoria centrale. Ecco quali sono le conseguenze che vi dicevo poco fa di avere blocchi di dimensione diversa. Se utilizziamo blocchi troppo piccoli, la tabella diventa ovviamente più grande perché deve gestire più blocchi, ma se usiamo blocchi più piccoli, è vero, sì, la tabella diventa più piccola, ma le operazioni di lettura e scrittura diventano più onerose, quindi più lente. E non solo, se abbiamo tantissimi piccoli file proprio di pochissimi kilobyte, tipo 2-3, ognuno di loro sprecherà tanto spazio all'interno di quel blocco, perché comunque un file occupa minimo un blocco. Quindi se il blocco è di 4 KB o addirittura di 10 KB e un file di 1 KB sprecherà tutto quello spazio. Come si chiama questo sistema che vi ho appena descritto? File Allocation Table, FAT. Ed è un sistema di allocazione utilizzato da Microsoft da molto tempo, prima che venisse, diciamo, introdotto a NTFS. L'altro sistema di allocazione che è molto utilizzato, oltre a quello delle liste linkate, è quello degli Index Node. O semplicemente dei iNode. Sì, ovviamente, è quello che utilizzano Unix e derivati, quindi incluso Linux. Un iNode è una struttura dati che contiene gli attributi di un file e, oltre agli attributi, include anche la lista degli indirizzi dei blocchi. Gli iNode sono efficienti anche per quanto riguarda quando un file cresce dinamicamente. Questo perché un iNode usa un certo numero di indirizzi per indicizzare blocchi dati, ok, questo l'abbiamo capito, ma utilizza alcuni degli indirizzi per indicizzare altre strutture dato e quindi creando una sorta di albero. Il vantaggio più grande di questo approccio è che niente è permanente in memoria come nel caso di File Allocation Table, cioè non abbiamo bisogno di tutta la tabella sia in memoria. Un iNode viene caricato in memoria solamente quando serve, cioè quando bisogna leggere e scrivere su un determinato file. Insomma, questo sistema di allocazione dei file è figo e infatti lo si continua a utilizzarlo. Adesso parliamo dei directory, che è, come abbiamo visto, un contenitore di file. Come vengono implementati a livello, diciamo, del file system le directory? Ne riparliamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi concludiamo da dove avevamo lasciato la settimana scorsa per quanto riguarda i file system. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella degli avvisi e se volete potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi se apprezzate i miei video e se volete supportare il mio lavoro. E quindi riprendiamo col discorso delle directory e ci focalizziamo sul sistema di memorizzazione dei file che usa gli iNode, perché il sistema degli iNode era l'ultimo che avevo lasciato prima della sigla, prima di introdurre le directory. Per tali file system che usano gli iNode, una directory è un iNode come tutti gli altri, semplicemente che ha come attributo quello di essere una directory. Fine. Indipendentemente da come vengono implementate le directory, supponiamo che per semplicità abbiamo quelle degli iNode, che contengono le directory proprio specificamente. Diciamo che contiene i file, ma in particolare cosa contiene dei file? Beh, contengono le specifiche dei file, tipo la lunghezza dei file espressa in blocchi, gli attributi del file stesso e il loro nome. Per quanto riguarda la lunghezza dei nomi dei file, che tra l'altro ne avevamo già parlato la volta scorsa, ovviamente si applica esattamente paro paro per le directory, perché anche le directory alla fine sono dei file, cioè sono gestite alla stessa maniera. Tuttavia,
ho saltato un dettaglio di proposito, perché è meglio parlarne in questo video, ovvero tutti quei file system che gestiscono i file di lunghezza variabile. Perché la volta scorsa vi ho detto che c'erano i file system che gestiscono nome fino a una lunghezza di 8 caratteri, quella di 255 caratteri, ma non abbiamo parlato di quelli che gestiscono i file di lunghezza variabile. O meglio, che gestiscono i nomi dei file di lunghezza variabile. Come funziona questo tipo di approccio? Ovviamente esistono due modi. Quello in linea è quello che usa uno heap. Quello in linea permette di organizzare i file in una directory, come vedete qua a schermo. Il nome del file proprio se è un, come se fosse un altro attributo. Questo approccio consente di avere nomi di lunghezza variabile, ok, questo l'abbiamo capito, ma diventa, diciamo, un po' problematico quando dobbiamo cambiare il nome del file, perché vedete che è tutto attaccato, specialmente quando lo dobbiamo cambiare con un nome del file più lungo. Per questo motivo che c'è il sistema che usa uno heap per organizzare i nomi dei file, come vedete qua a schermo. Semplicemente ci abbiamo un mucchio di stringhe che vengono separate da un carattere, appunto terminatore di stringa, che di solito è quello che si fa in C, backslash 0. Ora, tutti i sistemi operativi moderni hanno una funzione per riavviare o spegnere il computer. Benissimo. E voi dite, che c'entra? Aspettate un minuto. Vi siete mai chiesti perché non possiamo semplicemente staccare la spina di un computer? E tra l'altro, i più grandi di voi di questo canale si ricorderanno che con i vecchi computer che avevano DOS, o MS-DOS, in realtà si faceva così. O meglio, non è che proprio si staccava la spina, ma il tastino per accenderlo era proprio un bottone on e off. Invece oggi abbiamo uno switch. Perché? Cosa è cambiato? È cambiato che con la proliferazione dei sistemi operativi multitasking nei personal computer, quindi tutti questi qua che utilizziamo oggi, ci sono molti processi che leggono e soprattutto scrivono dati sul disco. Proprio c'è proprio un mucchio di processi che non fanno altro che leggere e scrivere sul disco. E se noi staccassimo la spina del computer mentre un processo svolge un'operazione di scrittura, che magari potrebbe essere un processo di sistema, si creano delle inconsistenze nel file system, che può creare molti casini. Aggiungiamoci il fatto che le operazioni di scrittura, tra l'altro, sono lente, rispetto ovviamente lente paragonate alla velocità di un processore, e che sia una bellissima ricetta per il disagio. Come si risolve questo problema? Perché comunque sì, noi possiamo stare sempre attenti a non far spegnere il computer, però può capitare che boom, salta la luce e il computer si spegne. Esistono due approcci. Quello di utilizzare un file system strutturato come se fosse un log è un altro che usa un diario, detto anche journal. Il concetto di log, o comunque di file system strutturati come log, è stato introdotto dai ricercatori della Berkeley, reimplementando il file system di Unix in questa maniera. Il disco viene organizzato, come dicevo, come se fosse un log. Il file system raccoglie diverse operazioni di scrittura in quello che vengono definiti segmenti. Per essere precisi, comunque, la cancellazione dei file la possiamo definire come un'operazione di scrittura, perché bisogna notare da qualche parte che un determinato inode non è più in uso. E tali segmenti con varie operazioni di scrittura vengono messi alla fine del log, che, come vi ho detto, è il disco stesso, o comunque la partizione stessa. Uno dei problemi di questo approccio è che, alla fine, il disco si riempie, perché, come dicevo, ogni segmento viene sempre messo alla fine, cioè viene tipo appeso al log. È vero, quando si riempie possiamo andare a vedere segmenti che contengono informazioni che ormai non servono più, perché magari molti file sono stati cancellati, perché vogliamo magari riutilizzare lo spazio, ma per poterlo fare bisogna ricompattare tutto il disco. Questo lo si fa mediante un thread che si occupa appunto della pulizia. Sta sempre là a cercare di compattare il disco nei momenti in cui c'è un minor utilizzo del computer, oppure è necessario, perché può essere che è necessario adesso. Un altro problema di questo approccio è che il disco stesso è organizzato come un log, e poiché è stato fatto attorno al file system di Unix, come vi dicevo poco fa, indipendentemente che sia un buonissimo o un pessimo sistema, non ha importanza, non è compatibile
con altri file system. Per questo motivo sono stati introdotti file system che usano un diario, o meglio dire un journal. Il concetto è molto semplice. Si tiene all'interno di questo log tutto quello che si deve fare sul disco, tutte le operazioni di scrittura. Le operazioni che vengono scritte sul journal vengono definite atomiche. Per esempio, se dobbiamo cancellare un file, non scrivo cancellare quel file, perché per cancellare un file bisogna fare tante operazioni. Bisogna, diciamo, annotare che uno specifico inode è libero, toglierlo dalla directory e fare tante operazioni. E quindi noi annotiamo tutte le operazioni in questo journal che servono per cancellare un file o per creare un nuovo file. Poi queste operazioni vengono fatte in un secondo momento. Se il sistema operativo crasha, non c'è problema, si riprende da dove aveva lasciato. NTFS di Windows implementa questo concetto del journal molto bene. E infatti Tannenbaum stesso dice che raramente il file system può essere danneggiato a causa di un crash del sistema. Su Linux, il primo file system a implementare questa tecnica fu Razer FS, che purtroppo non prese mai piede nell'ambito, diciamo, degli utenti Linux. L'ultimo argomento di cui voglio parlarvi in questo video è la gestione dello spazio. Ogni file system deve capire quali sono le aree di memoria libere e quelle occupate. Ed è la stessa cosa di cui avevamo parlato per quanto riguarda la memoria centrale. Una volta che abbiamo stabilito la dimensione del blocco, come si tiene traccia dei blocchi vuoti? La discussione non è molto diversa da quella che avevamo fatto quando ho parlato della gestione dello spazio in memoria centrale. Ho una lista linkata, un'altra volta, ho bitmap. Con la lista linkata, quello che si fa è che si usano dei blocchi liberi nel file system per tenere l'inventario della lista linkata, ovviamente, dei blocchi liberi che si possono utilizzare. Se supponiamo che un indirizzo di ogni blocco all'interno del nostro disco possa essere rappresentato con 4 byte, in un blocco di 4 kilobyte ci possono entrare 1023 indirizzi di blocchi liberi. Sì, lo so cosa state pensando. Sono 1024, perché 4096 diviso 4 fa 1024. Il fatto è che gli ultimi 4 byte vengono utilizzati per contenere l'indirizzo di un altro blocco libero che viene utilizzato come storage temporaneo di blocchi liberi. Quindi sì, è una cosa un po' complicata, però si utilizzano, diciamo, i blocchi liberi per contenere una lista linkata. Con un sistema bitmap la cosa è molto semplice. Ci abbiamo una lunga sequenza di bit. 0 indica un blocco non occupato, quindi un blocco libero, e 1 indica un blocco occupato. Semplice, chiaro e pulito. Benissimo, pinguini. Con questo video io concludo la, diciamo, storia dei file system. E come vi dicevo nel mio scorso video, vi avrei detto che avrei concluso anche questa serie. In realtà no, perché mi sono reso conto che avevo già preparato un altro video, quello sulle periferiche, che avevo dimenticato di aver preparato, anche perché ero così, diciamo, felice di fare questo video su file system, che mi sono dimenticato, come dicevo, questo video sulle periferiche. Quindi almeno arriverà, di questa serie, almeno un altro video, forse due, bisogna vedere se poi li divido in due. Prima di andare, io vi riporto sempre gli altri video che porto su questo canale. In questo video ho citato più volte quello in cui parlo della memoria centrale, quindi della RAM, e quindi non ve lo perdete, ve lo lascio proprio qui sotto. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kino.